Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andralink e bentornati su Yu-Gi-Oh! GX, o meglio Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, campagna di Yu-Gi-Oh! GX. Ci aspettano altre 3 sfide almeno? E sembra che abbiamo due personaggi piuttosto conosciuti ad affrontarsi la formula del successo. Può essere che ricordo qualcosina di questo duello, perché effettivamente il gioco segue molto la serie vista in TV. A quanto pare ci sono dei dissapori all'Obelisk Blu, perché Chaz Princeton, che è un duellante insomma piuttosto importante, non può sedersi più con gli altri Obelisk e quindi deve andarsi a sedere con i mediocri raggiallo. Eh no, lui non fa parte di quel gruppo di perdenti, ma ha perso un duello contro Jaden Yuki. Beh, insomma, ragazzi, diciamocelo, Jaden è Jaden. Ad ogni modo, duellerà contro Bastion Misawa domani, Chaz, perché se perde, appunto, si possono scambiare i dormitori e quindi Chaz se ne va a quel paese, in poche parole. La mattina dopo, però, un membro del personale della scuola disse a Jaden che c'erano molte carte che galleggiavano nelle acque del lago vicino alla banchina e Jaden e Cyrus e Bastion andarono a indagare. Ci sono carte tipo Predator Vorse, Nero della Distruzione, e sono le carte di Bastion. Ma Bastion quindi ha il deck come Kaiba? A quanto pare ha lasciato il deck nel suo dormitorio sulla scrivania e qualcuno l'ha rubato e appunto gli ha rovinato il deck. E a quanto pare è stato Chaz a gettare le carte di Bastion nel lago e Alexis Rhodes l'ha visto. Chi può dire che non stavo gettando via le mie carte? Io e Bastion abbiamo deck simili, tutto qui, bugiardo. Va bene. Insomma, è stato lui o no? Scopriamolo vincendo questo duello. Bene, Chaz Princeton, preparati ad affrontare la mia ira. Inizio per secondo. Mo ci sta per te. Carità graziosa anche lui, eh? Va bene. Non c'è problema, gioca coperto, quindi non ha paura di me. Cioè, ha paura, se non mette in attacco. Una porzina riflessina subito qui. Un Waboku, anche qui coperto. Magari poi me la distrugge tutte quante. Però se ha una carta tipo Tifone Spaziale Mistico, ha l'imbarazzo della scelta. Scarto Carbon Addon, che ha un bel effetto, devo dire. Cavolo, ho delle belle carte, sinceramente. Non mi dispiacciono. Va bene, evoco Ipertesta Martello. Se ha una difesa più alta del mio attacco, torna in mano a Chaz. E quindi deve per forza rievocarlo. Quindi prossimo turno non può evocare niente. Cioè, meglio, può evocare, ma se la prende in saccoccia. Aspetta, vediamo un po'. Abbiamo Waboku. No, niente. Non lo so, non ho capito la giocata che ha fatto, ma boh. Perché lui è mostri cetoniani, ma questo non è un mostro cetoniano, quindi boh. Non capisco. Esplosione cetoniana. Evochiamo Hydrogeddon. E attacchiamo direttamente sui life points. Richiamo del posseduto. Vabbè, la evoca in attacco comunque. Si prende comunque sia il suo bel dannetto. Niente però, non posso sceglierla come bersaglio dei miei attacchi. Ah, eccolo. Ora sì, Waboku attiviamo. Per questo turno voglio tenermi i mostri, voglio vedere che cosa pesco, perché se non pesco nulla... Tifone Spaziale Mistico, buono. Vai col Tifone e... Pammete! Richiamo del posseduto, se ne va a quel paese. Ora, posizione di difesa... Per sicurezza, non si sa mai. Lo confondiamo. Diciamo come gioca in difesa, eh sì. Oh, che bello, cavaliere comandante. Sì, vai, tranquillo. Attacchi? Bene. Ah, però avrei anche questa. Vabbè, to, beccati questa. Forza riflessa, mettiamo a catena un altro mostro. Di livello 4 o inferiore. Scegliamo una... Oh, questo qui che è forte in attacco. Aspetta. Scegliamo questa che magari pesco qualcosa di decente. Evocandola in questo turno possiamo spostarla in attacco al turno successivo e fare un bel po' di danni. Vai, mostro dinosauro di livello 6 o inferiore. Oddio, ho due Therion, ma... Boh.
Passiamo tutto quanto in attacco. Evochiamo anche Oxygeddon, per favore. Per favore. Per favore, ti prego. Ok, non ha nulla. Vai, oh ragazzi, quanti danni gli facciamo ora? Bene, 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 bene. Se anche dovesse evocare, mi pare che non abbia più di 1800 i mostri con l'attacco. Perché c'era questo qua del fuoco che aveva. Maestro delle drago spade fiamme. Eccolo. Eccolo. Quindi al prossimo turno. Se pesco un mostro, ho vinto. Perfetto. Cioè, ho vinto, no? Sì, 2400 gli faccio, quindi ho vinto. Sì, bene. Vai, Oxygeddon, attacca. Hydrogeddon. E, e per finire, Carboneddon. Wow, duello piuttosto interessante, eh? Non male. Un duello ben giocato, Chaz, ma non è stato abbastanza. Pura fortuna, hai pescato una carta fortunata e sei inciampato nella vittoria. Chaz, hai rubato, hai mentito, hai tradito e hai perso. Meriti di essere degradato. No, questo non è possibile! Invece sì! E poi Chaz ha un deck interessante, se proprio vogliamo dirla tutta. Il cancelliere Shepard chiamò Jaden, Bastion, Alexis, Chaz, Dr. Clara, il professor Banner e Zane nel suo ufficio! Ma che cos'è successo? Volevo avvertirli riguardo i Cavalieri delle Ombre e la potenza delle tre carte Bestie Sacre. Ehi, ciao! Bello pacioccone! Tre carte e che cosa sacre? Grazie al loro immenso potere sono una. Grazie al loro immenso potere e la loro forza colossale sono nascoste da qualche parte qui nell'Accademia. Sono nascoste grazie al loro potere, cioè cosa? Questa Accademia li protegge e sigilla i loro poteri. La leggenda dice che se queste carte vedranno la luce del giorno accadranno cose terribili. Ma di quale epoca stiamo parlando? Sembra che sia un universo alternativo. Ho una timeline in cui Yugi ancora non ha riportato le bestie sacre in Egitto e ancora ha il faraone con sé. E ancora. Sì, ha con sé il pendaglio con dentro il faraone. Sette duellanti conosciuti come i Cavalieri delle Ombre che bramano queste carte. Il numero 7, in teoria, mi ricorda i sette Cavalieri dei Demoni di un anime molto molto vecchio, ma non ricordo bene il nome. Però c'ho sto nome impresso in mente, i sette Cavalieri Demoniaci, una cosa del genere. I Cavalieri delle Ombre non sono uno scherzo, dovete stare attenti. E va bene, allora come possiamo proteggere queste carte? Proteggendo i sette cancelli degli spiriti. Beh, è ovvio, no? Per sbloccarli bisogna acquisire le sette chiavi per i sette cancelli. Wow! Eccole qui, una chiave per ciascuno. Va bene. Ma se teniamo le chiavi ci fanno diventare dei bersagli. È vero. E i Cavalieri vi cercheranno per eliminarci? Sono in duello! Ah, ok. Quindi stiamo tranquilli. Ad ogni modo, Jaden e Alexis furono trasportati in un vulcano dove incontrarono il primo Cavaliere delle Ombre. Questo me lo ricordo. Dove siamo? In un sogno molto strano. Oh, un incubo. Nessuno dei due. Che sta succedendo? Non capite? Imparo lentamente. Chiamami Night Shroud. Sono quello che ti ucciderà. Ok, non perdiamo tempo allora e duelliamo. Saluta Cyrus e Chumley, sembra che siano caduti dalla padella alla lava. Attenzione, abbiamo uno che fa le battute qui, eh? Pronti per duellare allora. Vai, pugno. Oh no, ha fatto carta, ha già vinto, ha perso il duello, maestro. Che poi io non ho maestro, ho imparato da solo a giocare. Quindi. Va bene, parto per primo. Oh, la E di emergenza. Aggiungiamo. Oh cavolo, dovevo controllare prima con chi potevo fare le fusioni. Andiamo con Wildheart. Mi fido di lui. Abbiamo Fendente Selvaggio. Gigante del Tuono. Tempesta era elementale. Ah, Tempesta, che ricordi. E Bastion, ovviamente. Ora abbiamo Bastion, no? Clayman e Bubbleman. E Uomo Alato. Mettiamo una forza riflessa coperta. Evochiamo Wildheart, eroe elementale. Bello lui. E finiamo il turno. Finiamo il turno così, dai. Se pesco la carta giusta, ragazzi, facciamo una bella fusione. Oh, Drago Miraggio. Voi non avete idea di quanto io odio quella carta. Allora, adesso facciamo Avion, eroe elementale, giusto? E facciamo Uomo Alato, giusto? Mi sembra la cosa migliore da fare. Sperando che non abbia una carta coperta che mi distrugge Uomo Alato.
Ti prego. Che poi Evion anche è un uomo alato, quindi boh. Ok, in attacco, grazie. Qui. Proviamo ad attaccare. Attacco! No! Ok, però va bene. Però siamo ancora salvi, tranquilli. Va bene ancora, va bene. Non può farmi alcun male, quindi. Metto Kuribo coperto. Voglio provare ad evocare Blade Edge. Ma non sacrificando uomo alato, è ovvio. Però intanto metto una carta coperta. Se mi attacca senza un drago miraggio, posso provare a distruggerlo. Oh, il tomato. Oddio, ne vale davvero la pena? No, non ne vale la pena, sinceramente. Volevo provare ad evocare un altro mostro, ma ok, non fa nulla. Meglio evitare di sprecare forza riflessa per un mostriciattolo. Ragazzi, però. Ragazzi. Ok, viverno occhi rossi, bene. Non gli ho distrutto il pomodoro mistico perché vorrei evitare che possa evocare più mostri in pochi turni. Ecco. Questo se lo scorda che glielo distruggo. Se lo scorda proprio. Forse no. Allora, intanto con Evion attacchiamo quella coperta che magari ha più difesa di tutte. Oh, ok, meno male. Vabbè, un altro pomodoro. Male che va, evoca un mostro con 5 o 6 stelline e abbiamo forza riflessa e poi lo finiamo al turno successivo, no? Cioè, distruggila pure, Burstinatrix, per carità. Però, con qualche riserva. Gli facciamo un bel po' di danni ora, eh? Va bene, sì, si attivano gli effetti a catena di pomodoro mistico. Va bene. Sapete cosa? Mi gioco Bubble Man in difesa. Sì. Può essere che evoca. Ma se anche evocasse si prenderebbe un bel po' di danni e perderebbe comunque il duello. Non perde il duello. Non subito almeno. Ragazzi, ho giocato E per emergenza. Voglio farlo. Ah! Dai. Vediamo che esce fuori. Cioè, lo so che esce fuori, però insomma voglio... Eccolo, pendente selvaggio. Vai. Qui. Mamma mia, che bello. Questa carta può attaccare tutti i mostri controllati dal tuo avversario. Io sono contento. Evoca! Vai, mo, quanti danni gli facciamo? Vai, evocane un altro. Vai! Bravissimo! Toh! Niente, e via. Attacco diretto e si vince. Ho detto attacco diretto e si vince comunque. Si vince comunque, ragazzi. Si vince comunque. Bello, bello finire così. Bellissimo finire così, ragazzi. Ce l'ho fatta. Chumley, sai. Jaden crollò a terra mentre tutti gli altri furono trasportati al di fuori del vulcano. Siamo vivi. Cosa diavolo? E Jaden ha vinto. Eh sì. Ma dov'è? Guardate laggiù. Jaden, svegliati. Non si muove, è morto. È stanco, che quale è morto? Alexis vede un corpo in lontananza. Atticus Rhodes. Era lui? È lui, fratello. Mio fratello è tornato. Quella carta è rimasta tutta all'oscurità che lo teneva imprigionato. Mi sembrava infatti che fosse una specie di amico o cose così. Attenzione, abbiamo il campo delle urla, terzo duello per oggi e poi la concludiamo qui. Attenzione, è Camula, che probabilmente è un vampiro, cioè si vede dallo stemma che ha qui. E però in realtà no, le trasforma in bambole, anche se sembra più un vampiro lei, comunque, non importa. Poi qui ha anche una specie di choker del millennio, un guinzaglio.
E già capite questa che tipo di gusti ha? Ma a quanto pare, secondo me, questa se le tagli, se fai un taglietto qui, si apre tutta quanta la bocca. Jaden, insomma, dice che quando qualcuno trasforma i suoi amici in bambole, lui si arrabbia, perde il controllo, a lei non importa. Ma forse questo duello le farà cambiare le idee. E qui abbiamo anche Snake di Metal Gear Solid, che fa appunto l'esperto di spionaggio tattico. E io perdo a carta, sasso, forbice. Inizio per primo, ma prima le signore. A meno che tu non te ne frega niente, sei un vampiro, quindi non sei né maschio né femmina, quindi boh. Non lo so, i vampiri perdono il loro sesso quando diventano vampiri? Non lo so, come funziona? Mettiamo forza riflessa annegante coperta. E abbiamo già un bel po' di robina qui che possiamo fare. Evochiamo Wild Heart, eroe elementale! Quanto è bella sta carta, raga. La tenevo nel mio deck elementale. Avevo un deck elementale con tutti i mostri elementali, ovviamente. Non potevo assolutamente farmelo mancare. Maestro zombie, ok. Oh, che bello. Ciao. Attiviamo forza riflessa annegante, va? Beh, che poi la signorina ha messo una carta coperta, ma boh. E evochiamo ancora una volta Wild Heart, che non può essere preso di mira dalle carte trappola. Quindi qualsiasi carta trappola abbia che possa danneggiare Wild Heart. Va bene, facciamolo. Potevo aspettarmi il prossimo turno perché sicuramente mi sa che evoca due mostri ora. Non so perché, ma ho questo presentimento. Ok, signore dei vampiri è grave, eh. Signore dei vampiri è molto grave. Però, signore dei vampiri non può nulla contro la polimerizzazione! Ma vieni a me, vieni fuori, bellissimo uomo alato, eroe elementale. Mamma mia, ragazzi, proprio si sta rivelando un deck fantastico questo. Peschiamo la carta giusta al momento giusto. Ragazzi, tre duelli, tre vittorie. Lo dico? Tre duelli, tre vittorie. In poche parole, noi con uomo alato facciamo sempre 2100 danni. È stupendo. O meglio, quando l'avversario appunto è il mostro in attacco, è chiaro. Coperta. L'effetto di uomo alato è fantastico, raga. Abbiamo anche Clayman, lo mettiamo come bastione per la difesa. E Battle Phase e attacchiamo. O io, il bambino vampiro. Però no, se non sbaglio non è un effetto per scoperta, infatti. Meno male. Alcune carte non me le ricordo proprio. E quelle nuove non le conosco proprio direttamente, quindi sarà una bella scoperta anche per me giocarle. Io aggiungerei una polimerizzazione dal mio deck alla mia mano, eh. Non si sa mai che pesco un'altra Burstinatrix e la fondiamo con Clayman. Però mi sa che prima che questo accada il duello sarà bello e che è finito. Succhia sangue, oddio. Mai vista questa carta. Forse era una di quelle espansioni che non compravo. Che non comprava nessuno della mia zona perché giocavamo praticamente ogni giorno e non ho mai visto quella carta. Evochiamo un po' Stratos, eroe elementale. Aggiungi un mostro eroe dalla tua deck alla tua mano. Perché fare però per forza bastione eroe elementale quando posso fare un altro mostro altrettanto bello? Chissà poi che magari non possa più provare a giocarmelo. Dai. Ragazzi, proprio oggi polimerizzazione a go-go. Mudball, man. Non mi ricordavo che avessi questo nome. Non ha nessun effetto, però ha una difesa. Eccezionale, Mudball Man. La donna vampiro. Questa carta. Proprio questo qua, proprio alla famiglia dei vampiri. Attacchiamo con Mudball Man. Mudball Man. E poi con Stratos e vinciamo questo duello. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
Ma di che stiamo parlando con gli eroi elementali? Pesco la carta giusta al momento giusto. Jaden sconfisse Kamula e liberò le anime del Dr. Crowder e Zane dalle sue bambole. Finalmente l'incubo è finito. Questo almeno. Kamula era solo la seconda dei Cavalieri delle Ombre. Questo significa che degli altri sono in arrivo. Oh ragazzi, ho iniziato il filone dei duellanti delle ombre. È un po' brutto lasciarlo a metà, ma continueremo la prossima volta. Distrazioni da duellante. Devo anche fare i duelli invertiti che non l'ho fatti, ma a un certo punto, non importa. Comunque, prossimo duello contro una figura misteriosa. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione ovviamente trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!